Ciao, sono Boban Pesov e benvenuti qua nel mio canale. Non lo Tanto è già so. spoilerato che ci sono io, cioè c'è proprio. Hai iniziato il video che stavo io a metà video, inutile fai, guardate un po' che abbiamo un ospite qui, ma vaffanculo. Non volevo dire questa cosa, cioè non era proprio non È avevo. veramente infantile questa cosa, ma che cos'è sta cosa? Sembra Dov'è? YouTube, tipo uno YouTuber del 2013, no? Sai, che Chi è? fanno. C'è un ospite nel Ho un mio. ospite con noi, abbiamo qui Dodò dell'Albero Azzurro. Magari l'ho scordato a casa, che so. Allora, è vero che è Dodò quello vero? Quasi, quasi. Quello Chi te l'ha vero. fatto? E Chi te no, l'ha. quello è il fratello malvagio, perché quello vero penso che sia morto definitivamente. Tra l'altro ho visto Mi scende un po' una goccia dal naso. e sono lacrime di tristezza per Dodò. No, perché il discorso è il Dodò vero, se tu ci fai caso, c'è il becco duro, quello dell'Albero Azzurro, quello originale. Invece quello mio è morbido. E c'ha gli occhi rossi fatti con le vene che si vedono, quindi Scusa, ma capito? puoi tenerla tu la macchina fotografica? La Sembra tengo un io. coglione così. No, Vabbè, non è che cambia niente, mo, cioè. però lei. Sta a fa un Cioè, cazzo. Sta con cazzo. sta lì a Facciamo finta di guardare. tenere un microfono. No, Intanto non è basta! attaccato. Il dipreismo ci ha rotto il cazzo, dai. Lei è un'opera d'arte mobile, lo Sì, sa. decisamente. L'arte è una cosa seria, molto seria. Cazzo, ho avuto paura perché. Allora, comunque, siamo qui Dimmi. per. Abbiamo già fatto una cosa presso il canale di Barbascura. Io non so quando verranno pubblicate queste cose, ma verranno pubblicate. Vabbè, abbiamo fatto una cosina per annunciare che abbiamo fatto una cosa insieme. Sì, abbiamo fatto un fumetto, ok? Sapete che Anche. io ho deciso di sfanculare YouTube perché, sinceramente, a me di andare in giro e essere riconosciuto come YouTuber mi sta un po' stretto. Io vorrei. Ma tu sei la. Ieri però, ma tu sei lo YouTuber Boban. No, anzi, qualche anno fa, ma tu sei l'architetto Boban. L'architetto. Sono laureato in Lo architetto. so, vabbè, come. Architetto, non me l'ha mai Che detto. Ma cerca. Fabbi finire. E poi. Ma tu sei lo YouTuber Boban. Ma poi quando ho fatto fumetto. Ma tu sei il fumettista Boban. Sì, E adesso quando pubblicheremo il fumetto. Ma tu sei l'artista Boban. l'artista, Mamma anzi. mia, mi voglio proprio di sborrare dappertutto. Ti piace sborrare? Sì. Lo fai spesso? Beh, ogni volta che posso. Quindi hai sempre dei tumulti pellici. Quando diciamo che li procuro, se li voglio, se, sempre sarebbe una tortura, immagino. Immaginati avere sempre un tumulto, sempre. Cioè, che sensazione sia. Non deve essere bello, cazzo. Dovevamo parlare del fumetto. E poi in realtà il fumetto è una cosa seria. Cioè, nel senso, No, non un il fumetto è fumetto. serio, non è un fumetto da È una ridere. graphic novel. Cazzo, sì. Cioè, perché tecnicamente la storia è seria, è noir, però non sono seri chi lo realizza. Cioè, nel privato, cioè, noi siamo in Sì. maniera seria, Cioè, in realtà capiamo. noi siamo già così. Cioè, in realtà. Che cosa vuoi dire con questo? Siamo così, siamo bravi ragazzi. Sì, non siamo alterati da sostanze. Quello che voleva dire, cioè, noi siamo normalmente così. Che Sì. cazzo significa che guardi da te? Noi siamo normalmente così. Anche dopo. Però normalmente è così. Cavoli, prima abbiamo mangiato un peperoncino buonissimo Sì. che ci ha praticamente ustionato la Stava lingua. passando qua uno che c'aveva un barattolo C'è di uno che si. peperoncino. Ha detto ne vuoi un po'? Ce l'aveva Ah, in guarda. tasca. Tra l'altro mentre lo aprivo. Metti il caso che gli si apre in tasca e gli finisce tipo vicino la cappella. È quello che stavo pensando. Vero? È vero. Però è un metodo di allungamento del pene rapido. Ingrossamento del Immagini la fellazio pene della sua ragazza. rapido. Eh sì, minchia. Muore, cazzo, muore. Qui c'è È sanguinare una dagli bella occhi. challenge da proporre su YouPorn. È un canale, cioè una bella challenge per i programmi, per i canali family friendly. Io penso di adottare. Assolutamente. Comunque, stavamo parlando del fumetto. È una graphic novel, si chiama Frank, scritta da lui, disegnata completamente da me. E la cosa figa è per chi conosce il mio canale, sapete, tantissimi rompono sempre così. Ma quando fai un disastro d'arte? Ecco, immaginatevi lo stile che utilizzavo nel disastro d'arte con gli acquerelli, col caffè, queste cose qua. Proiettato sul fumetto. Finalmente, dopo tanto tempo, dopo Nazi Veganai, di tutte le pubblicazioni che ho fatto, finalmente ho deciso di fare una pubblicazione completamente personale per quanto riguarda non la scrittura che lo scrive lui, ma più che altro per la parte illustrativa. Mi ha lasciato carta libera, ovviamente dandomi delle indicazioni, e quindi veramente sono contento. Sono contento. Ancora più contento io perché il risultato fa paura.
veramente. Sì, veramente. Dice, sono abbastanza orgoglioso. No, no, obiettivamente non puoi che essere orgoglioso, perché sì, saresti un folle, ha fatto veramente un lavoro. Sì, sta venendo un bel lavoraccio, lavoraccio nel senso anche positivo, che è un bello sostanzioso, e speriamo. Sono contento, quindi no, i link a dei fuori di tutto, mo, io scherzi a parte, parlo seriamente, sono convinto che anche se non dovesse cagarselo nessuno, okay, tutto a caso, sì, rimane un bel pezzo di fumetto, sì, anche per collezionisti. Voglio dire, è uscito fuori una graphic novel con i controcazzi, secondo me la storia, vabbè, l'ho scritta io, quindi vabbè, oserei dire che non è convenzionale per niente, lo stile grafico non è convenzionale per niente, perché cioè stiamo parlando di tavole vere e proprie, sì, però adattate nel fumetto, e c'è molto testo tra l'altro, quindi il che lo rende molto, non lo so, cioè la storia è comunque importante ma si mischia con i disegni, non riesco a spiegarlo, però dato che io leggo molte novel, mi piace da morire in effetti, sono contento di pensare, cazzo, di questa cosa l'avrei letta molto volentieri, e questo mi rende orgoglioso davvero. Sì, speriamo, e speriamo che questa collaborazione duri tipo molto, speriamo, speriamo. No, e chi dobbiamo sperare? No, speriamo di non incazzarci tipo all'ultimo, lui sfancularci, non so, decide, ecco, perché ci sono delle scene di sesso, dobbiamo vedere come realizza le scene di sesso, perché insomma quella, sì, è la cosa principale, noi lo sappiamo come funziona quest'uomo, è un pochino, insomma, quindi potremmo, capito, no, scherzando, sì, a carta bianca pure là, quindi se fanno cagare comunque è merito mio perché l'ho scritta, cioè se fanno cagare è merito tutto suo perché ha fatto di testa sua, però se sono belle è merito mio che l'ho scritta, non ve ne dimenticate, che taglio la prima parte così non far ridere, tra l'altro. Che cosa? Cosa ha detto? Tagli la prima parte, che sennò non fa ridere, capito? Mi sono pure impappinato mentre dicevo. Ma io taglio il cazzo che mi pare, scusa. Sto scherzando, ovviamente. Ah, ok, scusami. Non capisce, non capisce. Non ho capito! Ma che è la tua ironia? Ma cosa tagli? Ma cosa tagli? Mannaggia, miseria, ti dobbiamo spiegare tutto, boh, ma che cazzo? Dai, reggi il microfono. Io credo questo sia il più bel finale che abbia mai visto. Chiamiamo il tizio del peperoncino. Ma c'è un però caro... stavolta me lo ficco nel culo direttamente. Mi sembra un'ottima idea. Comunque, cioè, let go. Ancora. E quello è il punto. No, e la domanda è, come cazzo è che c'è un karaoke qua? La domanda 2 è, chi cazzo è che canta sta canzone a karaoke? Sono curioso, andiamo lì e la pestiamo a sangue. Mi sembra un ottimo piano. Sì, assolutamente. Viva la misoginia! Perfetto. Si impegna. Sì. Ok ragazzi, grazie mille, dopo il karaoke noi ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, link in descrizione per il pre-order di Frank e... Se non ve la fidate, l'ho scritto io, quindi è buono. Ed è edito, cioè, Polignani e editore. I disegni ci può accontentare dei suoi, però l'ho scritto io, almeno quello, ragazzi. Sì. Perché ridi? Mi sto prendendo per il culo, mi vuoi dire se... No, perché io ero concentrato a vedere la tizia. A sentire la tizia. Che poi magari la conosciamo per fine. Vabbè, dai. Sì. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, Luca, bellissimo.